Tra i dolci natalizi per eccellenza c'è senza ombra di dubbio il panettone, questo dolce a forma cilindrica ripieno di uvetta, canditi, cedro, ma adesso insomma lo troviamo anche in versioni molto più elaborate, quindi con cioccolata oppure con fragoline, crema e via discorrendo. È un dolce tipico nato in Lombardia, anzi per l'esattezza nel milanese, le cui origini si perdono nella leggenda. Ci sono infatti tre leggende che raccontano la nascita e la creazione del panettone. La più famosa è quella che si svolge alla corte di Ludovico il Moro. Siamo alla fine del 400, lui decide di realizzare un sontuoso banchetto natalizio per i nobili del circondario nella sua casa e chiede quindi al suo cuoco di preparare un pranzo come si deve. Il cuoco fa tutto perfettamente, ma si dimentica il dolce in forno. Come si fa senza dolce? Arriva lo sguatto Rotoni con un'idea e suggerisce di realizzarne uno con le materie a disposizione, ovvero farina, burro, uova, uvetta e scorza di cedro. Il dolce è un successo, conquista tutti i commensali, compreso Ludovico il Moro, che chiede il nome, quale sia il nome di questo dolce, e il suo cuoco risponde: l'Elo Pan del Toni, è il pane di Toni, e quindi da qui il nome panettone. Questa è la leggenda, dicevamo, più conosciuta, più famosa. Ce ne sono altre due, una molto romantica perché lega le origini del panettone con un amore fra due giovani, il figlio della famiglia degli Antellani che si innamora della figlia del fornaio, un amore osteggiato perché la famiglia di lui è ricca, la famiglia di lei invece è di origini umili, quindi questo matrimonio non sa da fare. E che cosa fa il figlio degli Antellani? Decide di farsi assumere a bottega dal fornaio per poterlo aiutare e dargli una mano, visto anche che insomma era un periodo un po' di crisi economica per lui. Gli viene in mente di provare a mettere nell'impasto del pane alcuni ingredienti aggiuntivi come lo zucchero e il burro. La prima versione è buona, è un successo, piace, ma la seconda versione veramente diventa quella conosciuta da tutti quanti, perché nella seconda preparazione ci aggiunge pezzetti di cedro candito e uova. Diventa un successo, si sparge la voce, fuori dal negozio del fornaio ci sarà sempre la fila per comprare questo delizioso dolce. I due si sposeranno, i due giovani innamorati si sposeranno e vivranno per sempre felici e contenti. La terza leggenda invece è ambientata in un convento di giovani suore. Suor Ughetta, per realizzare un dolce di Natale che rendesse insomma questa giornata più zuccherina, più dolce appunto da un punto di vista culinario, decide di inserire degli elementi nell'impasto del pane, ovvero lo zucchero, uova, burro e pezzetti di cedro. Poi, prima di infornarlo, incide la copertura di questo dolce con una croce. Questo, portandolo poi a cottura, farà sì che si creino i rilievi tipici e presenti sulla crosta del panettone tradizionale. Queste sono le tre leggende legate alla nascita del panettone. Qual è la vostra leggenda preferita? Ma soprattutto, qual è il vostro dolce di Natale preferito?